Bene. Allora, oggi, come vi ho annunciato prima, proseguiamo questo viaggio al di fuori della Sardegna, nel quale esaminiamo alcune civiltà che si sono succedute nel secondo millennio a.C., quindi nella piena età del bronzo, intorno alla Sardegna, quindi nel bacino mediterraneo. Tutte quelle, tutti quei popoli che si affacciavano nel Mediterraneo e partecipavano agli scambi commerciali e soprattutto agli scambi di idee, perché, come vi ho già detto, nelle navigazioni, oltre le merci, viaggiano gli uomini. Quindi viaggiano, ad esempio, le ricette, non le ricette mediche, le ricette gastronomiche, viaggia il vino, viaggiano, diciamo, le tecnologie. Se, diciamo, qualche esperto maestro d'ascia riusciva a trovare delle novità da portare alle barche, queste barche arrivavano in un porto e venivano subito prese in esame dai maestri d'ascia della comunità locale. Ad esempio, facciamo un esempio pratico, più vicino ai giorni nostri. Sapete benissimo che i timoni prima erano due, poi è diventato uno solo. Nel momento in cui hanno capito che non c'era più bisogno di due timoni nel Medioevo, nelle barche, diciamo, dell'epoca di Colombo, non c'era più bisogno del doppio timone, hanno fatto sì che le navi potessero essere guidate meglio da una sola persona con un solo timone, e questa novità si è diffusa immediatamente in tutti i costruttori di barche. Chiaro, no? Oppure delle vele con dei tessuti particolari, o con degli imbrogli particolari, degli alberi in un legno che resisteva di più alle sollecitazioni. Ecco, tutte queste novità si divulgano molto rapidamente nel secondo millennio a.C. perché c'è un contatto continuo fra popoli, come siamo un po' oggi. Diciamo che c'era un mondo globalizzato prima dell'epoca romana. Poi vedremo alla fine della prossima lezione che tutto questo crolla, no? si perde anche la scrittura, si perde tantissimo. Eravamo rimasti a questa immagine, un'immagine che dimostra il prodotto simbolo del 1500 a.C., che è il lingotto metallico oxide. Oxide vuol dire a pelle di bue, cioè un manufatto che può essere trasportato agevolmente su spalla, oppure come se fosse una barella, cioè impugnato, una persona lo tiene davanti e una dietro attraverso i manici, oppure stivato nelle navi. Ha una forma molto particolare e quindi ha preso piede. I luoghi di produzione di questi lingotti sono la Sardegna e Cipro. Sono Cipro, l'isola del rame proprio. Non esistendo una moneta, all'epoca non si usavano le monete, i soldi non erano ancora stati inventati, lo scambio avveniva tramite metalli, cioè non c'era solo lo scambio di beni, servizi e merci, c'era proprio lo scambio attraverso i metalli. Per esempio, un mercenario va in guerra, rientra e possono dargli un terreno, oppure possono dargli dei metalli, cioè una fornitura di metalli con i quali lui può decidere che cosa acquistare. Il metallo era un vero e proprio bancomat dell'epoca. Vi raccontavo la volta scorsa della civiltà micenea, scusate, della civiltà minoica, che era quella che distribuiva tutti questi prodotti nel Mediterraneo pacificamente, più o meno pacificamente, diciamo che non c'erano grandi guerre, perlomeno nel Mediterraneo, non c'erano delle flotte che andavano ad attaccare i nemici. A causa degli sconvolgimenti dovuti all'esplosione del vulcano Santorini nell'isola dove c'era la città Acrotiri, la città di Minoici, si va a modificare una situazione di equilibrio
perché entrano in gioco altre genti. I minoici piano piano si spengono e vengono inglobati. Pensate però non a una guerra che li spazza via e ci sono dei popoli che prendono il loro posto, come è scritto in alcuni libri di archeologia, arrivano i micenei e diciamo, si sostituiscono i minoici. Pensate invece tra minoici e micenei a una integrazione, un po' come accaduto in età fenicia quando i commercianti sono arrivati in Sardegna e si sono fusi con i nuragici. Quindi allo stesso modo i micenei, genti di stirpe greca che parlavano il greco, identificati dagli studiosi più esperti come gli Achei, se sentite nominare gli Achei stiamo parlando di quelli. Quindi Omero ci dice che parlavano il greco che si studia oggi, il greco classico. Quindi queste popolazioni sono di stirpe greca e entrano a far parte dell'organizzazione amministrativa che controllava le flotte, quindi che amministrava gli approdi. Noi li conosciamo come micenei, però sappiate che ancora, così come per i minoici, nessuno è riuscito bene a identificarli come popolo, quindi probabilmente erano genti di più di diverse città-stato. L'organizzazione all'epoca era in città-stato indipendenti fra loro, a volte in guerra fra loro, e ogni tanto qualcuna di queste città prendeva il sopravvento sulle altre. In questo caso i micenei prendono il nome dalla città di Micene, che era la città più importante dell'epoca. Quando avviene questo passaggio, abbiamo gli ultimi principi minoici sparsi qua e là nelle città, diciamo dove prima svolgevano i loro commerci. Questi principi minoici cercano di trovare degli accordi con i sovrani principali dell'epoca, pensate ai faraoni, per continuare la loro coine commerciale. Il faraone è un essere superiore, non si può andare dal faraone e parlare con lui. Lui è un'entità suprema, un semidio, e quindi bisogna arrivare lì non per commerciare con lui, non si può commerciare col faraone in maniera diretta. Si commercia sotto forma di dono. Io ti porto qualcosa e tu non mi cancelli questo commercio, cioè mi devi lasciare il controllo di questo approdo, oppure mi devi continuare a far scambiare con quelle popolazioni senza intrometterti, eccetera, eccetera. Questa forma di dono siamo riusciti a capirla in tutte le sue sfaccettature attraverso dei dipinti che sono stati fatti in alcune tombe. Quindi siamo nel 1500 a.C. Muore un visir. Chi sono i visir? Oggi il nostro visir è Pildaru. Sono i governatori dei territori. Chiaramente non è confrontabile Pildaru con Recmire, tutta un'altra levatura, ma anche solo non era meglio o Cappellacci. Stiamo parlando di genti di oggi e di sovrani appartenenti a caste. Dai visir potevano essere nominati i faraoni e viceversa, quindi delle caste che si scambiavano dei favori notevoli, un po' come avvenne pure nel Medioevo fra i papi e gli imperatori, che uno doveva riconoscere l'altro. Storia medievale l'avete fatta, no? Allora, immaginate questo governatore egizio che si chiamava Recmire, con la K. Muore Recmire, sicuramente essendo governatore dava l'ok per la gestione dei traffici commerciali, e i principi, quelli, si chiamano Keftiu, i principi Keftiu.
da alcuni identificati con i principi di Creta, quindi i minoici. Io non sono d'accordo, però la mia opinione vale poco, perché Creta non veniva chiamata l'isola di Kefkiu, veniva chiamata Minos, regno di Minos. Quindi quando io nei testi leggo i principi di Kefkiu e di Minos, automaticamente sto escludendo che i Kefkiu siano cretesi. A me sembra banale, però siccome sono l'unico che pensa che sia banale, è meglio che sappiate che i Kefkiu in realtà sono identificati con i cretesi. Allora, cosa avviene? Questi principi Kefkiu stanno perdendo il controllo dei traffici. I Micenei ancora non ci sono, gli Achei non hanno ancora iniziato a sbizzarrirsi nei loro atti di pirateria con le loro flotte, e questi principi Kefkiu si recano a omaggiare il visir Rekmire a Tebe. La tomba di Rekmire si trova a Tebe, e troviamo delle raffigurazioni in questa tomba dove si vede una serie di processioni. Pensate a una tomba come quella di Naomi, tutta affrescata, una serie di processioni con questi principi che offrono doni di varia specie al visir. Questa è una fotografia fatta a un pezzettino di intonaco di questa tomba. Come vedete, sta trasportando questo principe, vestito elegantemente, di pelle rossiccia, non è né bianco né nero. Attenzione che i bianchi sono in Europa, i neri sono in Africa centrale, tutta la costa nordafricana è mista, così, ma pensate ai magrebini, non sono né bianchi né neri. È un dato importante perché li vediamo rappresentati col colore della pelle. Quindi, queste genti che non sono quindi del nord e non sono neanche dell'Africa centrale, ma sono mediterranei, portano questi doni. Fra i doni, vedete, ci sono i lingotti oxide. Quelli che queste due archeologhe subacquee e turche stanno portando in superficie. Questo mi serve per umanizzare le dimensioni. I lingotti possono essere di diverso peso, ci sono da 33 kg, da 66 kg, sono multipli di 3,3 generalmente. Quindi può darsi che fosse l'unità di misura dell'epoca. Andiamo avanti. Prima della prossima diapositiva, vediamo qua, ve l'ho già descritto l'altra volta, questo è un bassorilievo che indica uno dei faraoni, Tutmose, uno dei Tutmose, perché sono quattro, il secondo Tutmose che lancia le frecce alle genti che commerciano i metalli, cioè gli dice non te li pago più. Quindi questa mi fa pensare che quei doni non sono stati accettati, cioè sono stati portati, magari sul momento gli hanno detto va bene, vi lasciamo ancora commerciare con le rive asiatiche, noi ci occupiamo del Mar Rosso, però in effetti questo faraone decide che non è più così. Questo faraone arriva in un momento importante, quando vengono cacciati via gli Ixos, genti che avevano occupato l'amministrazione egizia per circa due secoli, fra il XVII secolo e il XV secolo avanti Cristo. L'Egitto, dovete pensarlo sempre, essendo gigantesco, perché corre nel Nilo, anzitutto diviso in due, Alto Egitto e Basso Egitto. Quindi ci sono il regno dell'Alto Egitto e il regno del Basso Egitto. Ogni tanto qualche faraone riusciva a unificarli e diventava potentissimo. Quindi un confine a sud, lungo il Nilo, pensate ad Abu Simbel, che è c'è un tempio, grosso modo, di confine con le popolazioni africane, quelli dei neri che portavano le pietre preziose, l'oro, eccetera, eccetera. L'incenso soprattutto, che è una pianta che nasce a oltre 2000 metri di altezza, quindi rarissima, preziosissima, questi alberi venivano imbarcati per essere portati in Egitto e arrivavano proprio dall'Africa centrale. E poi c'è la divisione est, oriente e occidente del Nilo, del delta del Nilo, quindi pensate,
Alto Egitto, Basso Egitto, delta orientale, delta occidentale, quindi est e ovest del delta. Dove c'erano, per esempio, dove ci sono oggi le guerre con queste dell'ISIS che è andato in Libia, insomma, provocando un sacco di problemi, il golfo della Sirte, eccetera, eccetera. Lì c'erano i Libu o i Libbi, popolazioni rossicce, quindi tipo maghrebini, che pressavano sempre verso l'Egitto. Quindi quando c'erano delle carestie, quando non riuscivano più a raggiungere il benessere nei loro territori, spingevano verso l'Egitto. Allo stesso modo, dall'altra parte c'erano tutte le popolazioni siro-palestinesi, quindi i cananei, tutti coloro che arrivavano giù dall'Asia, che volevano penetrare nel delta del Nilo e arrivavano appunto a occupare la sponda occidentale, la sponda orientale del fiume. Quindi pensate sempre quattro zone, nord, sud, est, ovest, con il delta del Nilo, con la sua capitale, Tiramis, poi sarà chiamata prima Avaris, capitale degli Ixos, Avaris. Da questa zona, a 360 gradi, ci sono queste zone di influenza. Intorno al 1500 a.C. vengono cacciati via gli Ixos, arrivano questa nuova dinastia di faraoni che sarà devota al dio unico, Amon, Akhenaton, Tutankhamon, Amon è Dio, ok? Il dio unico, quindi una volta che mandano via gli Ixos si creano anche degli scompigli con la classe sacerdotale, prima c'erano tutti i santerelli, c'erano tante divinità. Arrivano questi e scompigliano tutto. Quindi c'è una guerra sia politica sia religiosa. Questi sono i principi. Vedete, portano principi Keftiu, vedete come è scritto lì su, offrono lingot di oxide, ma beni di lusso. Vedete quella coppa, forse in oro, quest'altro vaso, vedete, gioielli. Sono vestiti elegantemente, potrebbero essere i principi minoici, però qui siamo certi, sono i principi Keftiu. Nei testi egizi sono stati descritti come i principi delle isole al centro del Grande Verde, nel cuore del Grande Verde. Qui c'è una prima interpretazione. Il Grande Verde potrebbe essere il mare in generale, l'oceano. Secondo alcuni, invece, e io sono d'accordo con loro, il Grande Verde è il mare Mediterraneo. Quindi, le isole nel cuore del Grande Verde non sono Creta e Cipro, perché gli egizi conoscevano bene Creta e Cipro, e conoscevano bene gli Ittiti che erano in Turchia, e non li descrivono come genti lontanissime ai confini del mondo conosciuto. Vanno lì, quindi li conoscono bene. Se loro parlano di principi delle isole all'estremo nord, oppure all'estremo occidente, genti lontane, vivono nel Honebu, cioè in un luogo geograficamente posto decisamente distante dall'Egitto, tanto che non lo conoscono. In questo Grande Verde, in queste zone, ci sono delle isole. Questi sono i principi di quelle isole. A me piace pensare che potessero essere anche Sardegna, Corsica e Sicilia. Quindi le tre isole centrali. Potrebbe essere anche Malta, che è un'isoletta. Però sicuramente per me questi non sono cretesi. Anzi, a Creta cominciano già a insediarsi i micenei. Cioè, Micene comincia a mandare genti che occupano Creta, occupano i porti. Quindi io li distinguerei bene. Ci sono a Creta i micenei e ci sono gli ultimi dei minoici che cercano di stipulare accordi con i faraoni. Detto ciò, vi ho già detto che questi doni non vengono accettati, cioè magari gli hanno detto di sì, però poi con i fatti non hanno accettato perché gli hanno fatto la guerra. Entriamo nella fase in cui l'Egitto decide di dichiarare guerra al mondo.
prima di andare all'attacco, vediamo chi si trovano ad affrontare, chi sono i loro nemici. Anzitutto nel Mediterraneo, lasciamo per il momento le popolazioni di terra, le vedremo dopo. Le popolazioni di mare sono i micenei, gente di stirpe greca che occupano le città-stato greche, si organizzano in città-stato e scambiano le merci più o meno pacificamente, cioè siamo a conoscenza di esperti di queste genti, sapendo che sono esperti navigatori ma anche armati, non sono più pacifici come i precedenti, quindi questi sono un pochettino più cattivelli. Questi dove vivono? E come vivono? Ad esempio, questo è il prototipo di una loro città, cioè mura, alte mura che circondano i loro, diciamo, i loro centri, ben fortificate, quindi c'era la possibilità di perdere quello che avevano e quindi dovevano difendersi, organizzati anche con un culto degli antenati, un culto dei morti, perché le loro tombe sono principesche. Ad esempio, questa è una tomba, tomba Attolos, chiamata il tesoro di Atreo, è una tomba che ricorda da vicino i nostri muraghi, o perlomeno la nostra tecnica costruttiva, con la differenza che loro costruivano scavando, cioè cercavano una collinetta, la svuotavano, la rivestivano di pietre messe ordinatamente e facevano un monumentale ingresso. Qui non l'ho fotografato, però pensate a un corridoio che conduce a questa grande porta che è fatto un pochettino, come vedete, come nei nuraghi a ogiva. Dov'è? A Micene. Allora, più su vedete l'ingresso di questa cittadella, dove si vede sopra l'architrave una pietra triangolare decorata con dei leoni, la porta dei leoni, in quel caso. Quindi siamo davanti a genti che si organizzano militarmente, realizzano delle città, quindi fanno anche un'urbanizzazione poderosa con delle mura di fortificazione e si fanno tumulare in tombe principesche, dove viene trovato oro, viene trovata quella è la maschera di Agamennone, a fianco c'è una tazza dove ci sono le storie di Ercole. Pensate sempre agli Achei, stiamo parlando degli Achei, quindi lì Omero ci ha descritti chi sono questi. Una particolarità che mi piace portarvi è il fatto che questi qua nelle tombe, nelle prime, nelle tombe più antiche, conservano ambra. L'ambra è un materiale pregiatissimo, come se fosse oro. Il problema è che nel mare Mediterraneo non c'è. Quindi, attraverso delle carovaniere che attraversavano l'Europa, o perché si trovano nel mare del nord, l'ambra è del mare Baltico, attraverso delle carovaniere, oppure attraverso gli scambi commerciali oceanici, quindi l'Oceano Atlantico, entravano Stretto di Gibilterra e facevano arrivare l'ambra nelle loro tombe, quindi in Grecia, vediamo che piano piano l'ambra va a diminuire. Le ultime tombe non ce n'era quasi più, come se si interrompesse il flusso di quest'ambra. Quindi questi micenei nel giro di due secoli, come tutte tutti gli stati che si organizzano militarmente, dura poco. La civiltà nuragica è durata oltre 1000 anni perché era pacifica, ma anche i minoici sono durati tanto. I popoli pacifici durano di più. Quando ci sono popoli in pericolo, vedete gli Ixos, sono arrivati due secoli spazzati via, arrivano i micenei, due secoli spazzati via. Evidentemente essere pacifici a lungo termine rende di più. Organizzano le loro navigazioni, vedete lì c'è lo stretto di Dardanelli col Mar Nero, quindi vanno a Rodi, vanno a Creta, lì ci sono le città principali, c'è Corinto, e la città di Troia viene attaccata proprio da questi signori. Però lo vedremo la prossima volta, parlerò proprio di quella guerra. Quindi i micenei che piano piano vanno a sostituirsi ai minoici.
questi micelici lasciano grandi ricchezze. Nelle loro tombe, come vi ho detto prima, troviamo queste belle coppe in oro, delle armature. Guardate, c'è su un elmo. L'elmo miceneo è fatto anche con denti di cinghiale, ad esempio un copricapo. Noi abbiamo una testina al Museo di Cagliari, quando andremo ve la faccio vedere, abbastanza piccola, dove c'è un rivestimento in denti di cinghiale, ovviamente è una rappresentazione, fatto proprio come quella che c'è di su. Quindi evidentemente la conoscenza dei sardi con i micenei c'era. Ciò che vi dico è valorato dal fatto che le ceramiche micenee sono presenti in Sardegna. Ad esempio a San Rocco, zona dell'Uraghe Antigoni, è stato trovato un bel po' di materiale miceneo. Le ceramiche micenee sono dipinte prevalentemente di rosso, sono molto belle, molto eleganti. Non sono ceramiche da guerra, cioè i micenei quando arrivano in Sardegna non combattono, lavorano insieme ai sardi. L'Uraghe a Rubio, ad esempio, a Orrori, quando è stato costruito, faremo una lezione dedicata a questa fase, nel momento dell'edificazione viene fatto un rito di fondazione, dove viene preso un vaso particolare miceneo, frantumato, e i pezzi di questo vaso vengono messi sotto le torri che vengono costruite. Quindi nel pavimento vengono messi questi cocci. E nella torre centrale, sotto il pavimento della torre centrale, c'è proprio un vaso miceneo. Chiaramente non è che sono venuti i micenei a costruire i nuraghi, come troviamo scritto in alcuni testi. È arrivato Dedalo e ci ha insegnato a fare i nuraghi. Ma non è neanche per il contrario, cioè che i sardi, senza nessun apporto dall'esterno, sono riusciti a costruire quelle architetture. Probabilmente c'è sempre quello che vi ho detto prima, nei viaggi viaggiano non solo le merci ma anche le idee e quindi anche i progetti mentali. Quindi sicuramente c'è stato qualche grande architetto greco che ha miscelato le sue conoscenze con i grandi architetti sardi e hanno migliorato la situazione. Quindi la presenza di questi micenei la troviamo anche in Sardegna. Con le loro ricchezze vanno in giro, hanno lo stesso tipo di decorazioni che avevamo visto prima con la civiltà minoica, con gli Ixos. Questi sono dei timbri, praticamente sono dei rotoli che vengono fatti girare sul papiro per mettere un timbro. Questa è l'estensione. Praticamente questo, se lo chiudete, diventa questo. Questo diventa questo, ok? Immaginate proprio un timbro, se mettete l'inchiostro qua dentro, lo fate scorrere, viene fuori questa immagine. Sono cilindretti, esatto. Arriviamo al nucleo di questo incontro. Vi ho detto chi erano questi micenei, ma non vi ho detto come possiamo identificarli archeologicamente, quindi scientificamente. Dobbiamo incrociare i testi scritti, come al solito, la fonte letteraria con i reperti. La fonte letteraria non può rimanere isolata, altrimenti può essere un mito. Allo stesso modo, per trovare i reperti, dobbiamo classificarli, dobbiamo sapere che storia c'è dietro. Quindi l'incrocio fra le fonti letterarie e i reperti che si trovano ci dà un'idea precisa di come vivevano queste genti. Quindi quando pensate al viaggio di Ulisse, al viaggio degli Argonauti, alle guerre dell'Iliade, dovete sempre pensare che non sono rimaste isolate come letteratura, ma sono stati trovati dei reperti. Uno dei ritrovamenti più importanti di quest'epoca risale esattamente al 1330 a.C., il ritrovamento è di 30 anni fa, però ciò che è stato trovato era di quell'epoca. È il relitto di una nave da carico, una nave da trasporto, una nave di quelle grandi. Questa nave era partita da
arancione. Era scesa giù nel Nord Africa, vedi questa cartina, ci sono segnati i beni che arrivavano nei vari porti, per esempio dall'Africa arrivavano dei beni, così come dall'Occidente ne arrivavano altri, e queste navi facevano il giro dei tonni, quello che vi ho fatto vedere nell'altra volta. Supera l'Egitto, quindi sbarcherà e imbarcherà merci e gente anche alla foce del Nilo, risale su per le terre di Canaan, quindi tutte le città-stato che ci sono lì, Tiro, Sidone, Biblos, Amrit, eccetera, eccetera, Beirut, la città dei pozzi. Beirut vuol dire pozzo d'acqua dolce, eh? Beirut, eccetera, eccetera, arriva a Ugarit, tenete la mente perché è una città nucleo degli scambi commerciali, era la Bruxelles nostra, solo che era un porto, arrivavano tutte le merci in Siria, le merci mediterranee, le merci asiatiche, le merci del nord Europa, le merci africane, arrivavano tutte lì e venivano smistate. Chiaramente chi governava Ugarit, potete immaginare quanto era ricco e potente. Continuano la navigazione, arrivano qua sotto, vedete sotto, qui sotto dove c'è la X, e la nave affonda. Si chiama Capo Uluburu. Quanto era grande? 40 metri. È stata trovata in un fondale inclinata con tutto il carico distribuito, fondale di qualche decina di metri, da George Bass, ha organizzato una campagna di scavo e hanno tirato su dei reperti che dopo vediamo. Questa nave, se non fosse affondata, avrebbe continuato la sua navigazione, forse entrando nel Mar Nero oppure ritornando a Micene. Quindi la rotta era questa. Andiamo avanti. Ecco cosa c'era nel carico. C'era l'amica micenea, quindi i vasi dipinti. 10 tonnellate di lingotti di rame provenienti dalla Sardegna e da Cipro. Una tonnellata di stagno proveniente dalla Cornovaglia, da Cornovaglia e Bretagna. La proporzione 10-1 sarebbe più corretto 9-1, però questa proporzione è proprio ciò che serve per fare la lega di bronzo. Servono 9 parti di rame e una parte di stagno. Quindi probabilmente questo è un carico dove c'era il materiale necessario per realizzare la fusione del bronzo. Poi c'erano 150 lingotti di vetro. Nell'immagine successiva si vedono tutti questi reperti, quindi non anticipiamo. Il vetro, molto importante, il vetro era già importante da allora, non si conserva se si rompeva un bicchiere o una vetrata, non lo buttavano il vetro, facevano il riciclo come facciamo noi oggi, solo che era un materiale preziosissimo, noi oggi lo regaliamo al comune, anzi paghiamo per farcelo portare via. All'epoca invece era una materia prima importantissima. Una tonnellata di resina di terabit, inizialmente questa in un testo, non ricordo chi fosse l'autore, diceva che serviva per l'incenso, cioè per realizzare dei profumi particolari. Invece poi ho scoperto che è una resina adattissima per fare il processo di fusione a cera persa, cioè anziché mettere la cera, poi vi spiegherò il procedimento della cera persa, però sappiate che viene realizzato un manufatto con questo materiale, la cera, viene inserito dentro un'anfora dove c'è della sabbia, quindi rimane l'impronta. Quando viene colato dentro il metallo fuso, questo si fonde, si vaporizza e il metallo prende il posto della forma. Ok, poi lo vediamo bene nel dettaglio. Ho scoperto che questa resina in realtà era la cera proprio con la quale loro lavoravano il procedimento della cera persa. Facevano lo stampo, quindi una tonnellata di questa resina. Poi c'erano due libri in ebano, il libro più antico del mondo, due fogli di legno di ebano, quindi durissimo, scavato al centro,
con due cerniere in avorio, quindi un dittico come il computer, incernierato, si poteva mettere una resina sopra lo scavo, si poteva scrivere e poi quando bisognava cancellare era facile, o si riscaldava poco a poco oppure si raschiava via. Un libro, forse il giornale di bordo, sì. Esattamente. Zanne, poi dentro c'erano zanne di elefante, denti di ippopotamo provenienti dall'Africa. Quindi ricordatevi la cartina di prima, tutte le merci che arrivavano nei porti e venivano inserite dentro questa barca che li distribuiva. Ovviamente armi, quindi spade, lance, pugnali, archi e frecce, perle di ambra. Guardate, l'ambra che arriva dal Mar Baltico, era dentro la nave. Poi c'erano cibo, quindi grano, farro, lenticchie, piselli, melagrane, fichi. Il vino si erano già bevuto, non c'è. E beh, vinaccioli non ce l'hanno scritto per caso. Allora, sigilli siriani, assiri, cassiti e sumeri. I sigilli sono i timbri con i quali firmavano i contratti. Cioè, io vado in quel porto, compro qualcosa che mi serve e ti firmo un contratto e timbro. Nelle biblioteche si conservavano anche questi documenti. Tre gusci di uovo di struzzo forati. Sono uova così, 30, anche 40 centimetri, ideali per contenere delle sostanze. Pensate a un buco in Sardegna, nei musei santi ci sono, vi capiterà sicuramente di vederli. Forati sopra, si potevano mettere sotto il pavimento per mantenere un liquido pregiato, perché sono ovviamente impermeabili. Un sigillo reale in oro, che è quello, e un'ancora in pietra, che è questa. Le ancore sono delle semplicissime pietre forate che venivano buttate giù, a volte non conveniva neanche tirarle su. Tagliavano la corda e la lasciavano lì. Poteva servire come, diciamo, nella stiva per equilibrare il carico. Però, per esempio, se siccome la nave deve avere sempre un certo peso, se scaricavano molte merci, dovevano distribuire poi un certo carico all'interno della nave per non andare in deriva. Questo sigillo reale in oro, da una parte c'è lo scarabeo come al solito e dall'altra c'è il timbro, è molto importante perché riporta il cartiglio faraonico. Quindi era il sigillo utilizzato dagli ambasciatori della nave, gli ambasciatori egizi nella nave, per acquistare delle merci in nome e per conto del faraone di quel momento. Questo sigillo è stato utilizzato per datare il relitto. Cioè, se noi sappiamo chi è il personaggio di quel cartiglio, basta guardare nella genealogia dei faraoni e sappiamo chi era. Sappiamo il periodo. È il sigillo della regina Nefertiti, che ha regnato 1330 circa, quello è il periodo. Quindi sappiamo che questa è una nave della seconda metà del XIV secolo avanti Cristo. Volevo parlare di Tutankhamon, ma non è il caso. Allora, vediamo come erano fatte le navi. Allora, una riproduzione del carico di Uluburun è questa. Quindi il relitto di Uluburun, Turchia, 1330, non 50. Stiamo andando a sottigliare il margine di errore. I beni venivano stivati, vedete, in questa maniera, una barca capiente, ci sono i lingotti outside, ci sono le anfore e ovviamente all'interno c'era tutto il resto del materiale. Era puntato. Era? Puntato. Non ho capito. Era puntato. Puntata, sì, certo, c'era la stiva, secondo me c'erano anche più stive, a parte quell'immagine che vedete su, non è detto che non ci fossero più ponti, non solo uno, più sono grandi le barche e più c'è la possibilità appunto di inserire dei ponti per materiale. Tra l'altro i ponti irrigidiscono la struttura,
perché il fasciame che c'è laterale potrebbe, in dorso ad onda, potrebbe rompersi, invece con i ponti viene rinforzato notevolmente. La navigazione avveniva per vela quadra, la vela triangolare non era ancora conosciuta. La vela triangolare o vela lattina a tre lati offre la possibilità di andare pelino controcorrente, cioè l'andatura di bolina non si può fare con la vela quadra, si sfascerebbe tutto perché si prende forte il vento. Allora loro cosa facevano? Utilizzavano sempre la vela quadra, ma mettevano degli imbrogli alla base. Praticamente loro imbrogliavano la vela con dei legacci, sì, in modo da renderla triangolare e poterla usare nella natura di bolina. Perché nel Mediterraneo ci sono il regime di venti a rotatorio e la vela quadra non è adattissima per navigare, si può navigare solo col vento in poppa o al limite di traverso e di lasco. Per andare di bolina si erano appunto inventati questi legami a imbroglio che potevano che consentivano alla barca di risalire il vento. Invece nel Mar Rosso tutte le navi egizie avevano la vela quadra, perché nel Mar Rosso il vento spira sempre dalla stessa parte. Quindi cosa succede? Quando ci sono i monsoni mettiamo sulla vela quadra, quando si va di bolina nel Mediterraneo dobbiamo imbrogliare la vela, dobbiamo andare di traverso nel vento. Queste sono foto fatte al museo di Ankara in Turchia. È il carico del relitto, quindi troviamo il vetro, il lingotti oxide, i sigilli, i timbri per i contratti, il materiale miceneo, guardate, coppe d'oro, gioielli, tutta roba micenea questa, spade, tutte le anfore, il libro l'avete già visto, questo è il dio Bes, lo troverete anche al museo di Cagliari, è pieno, in Sardegna scavano e saltano fuori queste statue del dio Bes, è il dio di tutte le cose belle. Il dio dell'amore, dell'ubriachezza, del sesso, dei bambini, delle feste, della musica, tutto ciò che di bello c'è nella vita è rappresentato da questa divinità. Poi ci sono questi altri reperti, fra i quali vorrei... Vi ricordate quando vi ho detto memorizzate le spade di San Tirugio? Quelle spade erano tre spade triangolari che vi ho detto che sono state trovate dal professor Ugas a Decimo Puzzo nella tomba dei guerrieri. Bene, la stessa tipologia di spade io la vedo qua. Cioè non ci sono soltanto le classiche spade, le spade dell'epoca, ma ci sono anche delle spade particolari, triangolari, che hanno la stessa forma di quelle che abbiamo trovato in Sardegna. Ed è la stessa forma di quelle di alcuni bronzetti e di quelle rappresentate nelle guerre dei popoli del mare quando hanno portato degli attacchi nel vicino Oriente, quindi hanno combattuto contro le dinastie Ramessidi, Ramesse II e Ramesse III, oltre a Merenptah e altri, e quando ci sono delle raffigurazioni nei templi si vedono dei guerrieri che hanno queste spade triangolari e hanno anche l'elmo con le corna, proprio come i nostri bronzetti. Quindi lì c'è un'analogia, anche perché vengono chiamati Sardana quelli. Quindi l'analogia con la Sardegna qual è? Che forse queste, viste tutte queste analogie, sono proprio le spade di qualche mercenario sardo che era imbarcato in quella nave, magari come flotta di appoggio, oppure come guardia, diciamo, del tesoretto della barca, può essere. Insieme ai micenei c'erano anche quindi questi sardi. È giusto l'orologio? No. Quanto manca? 10 minuti. Okay. Allora, come l'altra volta, vi accenno a qualcosa e poi finiamo questo trittico di lezioni dedicate al Vicino Oriente con le guerre dei popoli del mare, che sono la guerra di Kadesh, combattuta da Ramesse II e Atusiri e Muvattali per gli Hittiti, e poi vedremo le battaglie dei popoli del mare quando arrivano contro Ramesse III delle popolazioni varie, delle coalizioni, e Ramesse riesce a fermarli. Però le vedremo magari in prossimo. Per oggi vi descrivo i popoli che sono in gioco.
I miei oggi non ci sono più. Ci sono gli egizi che sono diventati bellicosi. Vi ricordate quel faraone, Moses che tira con l'arco verso il lingotti oxide. Poi c'erano i libici che continuavano a pressare nel Nord Africa. Sicuramente qualche popolazione anche nel Centro Africa. Penso per esempio ai nubiani. Erano degli arcieri formidabili. Poi ci sono tutte le popolazioni asiatiche. Chi sono? Gli Hyksos non ci sono più. Ci sono i siro-palestinesi, cioè gli abitanti della costa, dove c'è la Valle della Becca. Il Libano è costituito da due catene montuose. In mezzo c'è una valle pianeggiante, la Valle della Becca. Queste genti che abitano lì sono prevalentemente montanari. Non hanno territori facili da coltivare. E la costa, il lembo di costa è troppo sottile e poi passano sempre gente cattiva, quindi non era conveniente. Lì c'era tutta una serie di città-stato, appunto Tiro, Sidone, Biblos, Amrit, eccetera, eccetera, con governi indipendenti. Chiamiamoli per il momento Cananei. La parte più interessante è a nord, dove ci sono i turchi, una confederazione di province, ognuna amministrata da un governatore, come i visir, lì c'erano i governatori, sovrani, principi, chiamateli come volete. Quelli sono gli ittiti, quindi una confederazione di stati che appartiene a queste genti turche. Spostati verso l'Asia ci sono gli assiri, ma non sono ancora potenti, e soprattutto ci sono i mitanni, con un attimo, l'ho detto con due, mitanni. Questi mitanni sono, in mezzo a loro ci sono un po' di minoici, perché hanno delle conoscenze, sono dei commercianti, generalmente. Vivono molto bene e disturbano continuamente gli ittiti e viceversa. Cioè, vivono, cercano sempre lo sbocco a mare, nella costa, diciamo, libanese, ma non riescono a penetrare, perché i turchi, gli ittiti, non vogliono. E si creano 150 anni di guerre, dove i sovrani ittiti cercano sempre di allontanare questi mitanni. E questi mitanni, purtroppo, soccombono, non sono forti come gli ittiti, pur essendo i commercianti abilissimi. Allora cosa fanno? Cercano di allearsi con gli egizi. Ovviamente il faraone, quando vede che combattono fra di loro, se ne sta per conto suo. Quando però i mitanni vedono che proprio stanno per essere spazzati via, il faraone giustamente dice: se gli ittiti si mangiano i mitanni, sono nei guai. Perché tutte le terre che ci sono fra la Turchia e l'Egitto stanno passando sotto il governo degli ittiti, quindi piano piano gli ittiti si stanno avvicinando all'Egitto ed è gente potente. Vivono qua, si costruiscono una città a Tuscia, questo precedentemente il regno di Atti, quindi Atti, Attuscia, ittiti, il re si chiama Attuscili, eccetera. Non entriamo neanche nella storia di ittiti, altrimenti c'è un corso. E costruiscono una città a 2000 metri d'altezza, negli altopiani. Oggi, se andate a visitarla, è impossibile che questi qua, questi erano matti, è assolutamente inospitale. Ma dovete pensare a quelle zone 3500 anni fa, non oggi. Erano foreste, erano ricchissime d'acqua. Si poteva vivere bene e sull'altipiano, su uno degli altipiani tutti, realizzano questo. Questo è un bastione gigantesco, qui sotto c'è una porticina che comunica con l'interno della città, che si affaccia all'Egitto. Dietro c'è la città, quindi voi dovete pensare che qui sopra c'erano delle mura, 5 km e mezzo di mura con tutte le torri, bastioni di 6 metri di spessore,
realizzate con delle paratie laterali riempite di pietre, quindi dei muri imperforabili, quindi sicuramente si erano protetti bene, e sfruttavano le fonti, le sorgenti locali per convogliare l'acqua nei loro bacini. Avevano un bacino d'acqua di 60 metri per 60, profondo un metro, completamente rivestito, che serviva proprio come risorsa in caso di assedio. Mi verrebbe da parlare di Monte Sinai, dove questo non c'è, però dicono che fosse una città fortificata, militare. I militari vogliono l'acqua, non ci stanno in assedio se non hanno l'acqua, quindi Monte Sinai non ha visto militari. Però torniamo ad Hattusha. Si erano dotati di tutte le canalette per l'acqua, e in più le avevano dovute proteggere perché i nemici potevano intercettare le canalette e avvelenare l'acqua. Quindi le facevano passare in mezzo alle montagne. Una tecnologia eccezionale. Le loro costruzioni sono queste. Io non dovrei dirvi nulla. Quelli sono i loro corridoi. Li avete mai visti qua in chiave? Sorride, vedo che sorride. Ecco, Hattusha porta dei leoni. L'abbiamo già vista a Micene. Vi ricordate prima che ho fatto vedere i Miceni che avevano i due leoni a guardia dell'ingresso della loro città? Anche Hattusha aveva i suoi due leoni, ci sono ancora oggi, quella è una foto recentissima. Immaginate, sopra quel bastione, queste mura fortificate con le torri, e la porta è questa. Ovviamente ognuno dei leoni è alto un metro e 82 metri, non ricordo bene, però una persona è alta grosso modo. Quindi potete immaginare quanto fosse grande questo ingresso, questa porta, vedete? E questa era Hattusha. Allora, il bastione, tutte le torri circostanti, vedete, ognuna di queste è una torre. Qui ci sono i muraglioni larghi 6 metri con le baratie laterali. Lì c'è la porta. Aveva due torri di 15 metri per 15, alta 10 metri, al lato di ognuno di quei due leoni. Quindi l'Egitto mandava i suoi rappresentanti a parlare col sovrano degli Ittiti. Quando gli emissari del faraone arrivavano ad Hattusha, entravano da qui, potete immaginare la vista che avevano. Il faraone era convinto di essere il numero uno nel mondo. Quando arrivava lì dicevano questi: noi siamo pari, tu stai venendo da noi e non sei superiore a noi, attenzione, siamo in rapporto di parità. Questo è importantissimo, perché significa che gli Ittiti e gli Egizi in un periodo della loro storia si sono trovati due galli in un pollaio. Cioè, tutti i territori che si affacciavano alla Siria, dove c'è l'Ugarit, passavano un po' per uno e un po' per l'altro. Martedì prossimo vi illustrerò che cosa succede nel 1274 a.C. quando i due contendenti decidono che l'altro è troppo potente. Si rinforzano, l'esercito ittita sarà composto da 40.000 uomini e 3.500 carri, mentre quello egizio di 20.000 uomini e 2.000 carri. Quindi il faraone era convinto, Ramesse II, il grande, di aver fatto un esercito pazzesco. Arrivati e questi erano il doppio. E avvengono delle guerre. Ve le racconterò martedì prossimo. Arrivederci.